Ciao Sara, buonasera lettori delle sette, ciao a tutti, questa sera è una serata speciale, intanto invito chi aiuterà in questa diretta. Abbiamo due ospiti, due scrittori, ciao Patrizia. Ciao Fabio, Intanto come iniziamo mi a capire, senti? aspetta che mi si vede solo metà. Sì, si vede. Ok. Come mi senti Fabio? Sono degli auricolari. Allora, Mi senti bene? ti sento a tratti. Sì, Allora metto gli auricolari, aspetta. forse è Ecco, meglio. troppo. Perché se ha il problema di ieri sera, forse è proprio meglio che infiliamo questo, purtroppo sono questi qui. Ok. Vabbè. Io Come mi intanto ho senti? ricevuto saluto a Meglio. tutti, buona serata a tutti. Ciao Miki, Allora, c'è Click invitiamo, for Bologna sì, intanto, certo. cominciamo a invitare I nostri i ospiti. propri Buonasera a tutti ospiti. intanto. Ciao Sara. Ciao Sara. Ciao. Ciao Sara. Ho mandato anche Ciao a un te, invito. benvenuta. E Grazie. ciao Ciao Andrea. Andrea. Buonasera Patrizia, buonasera Fabio. Ciao. Ciao Andrea, ciao Sara. Allora, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Ah, Sono incuffiata, spero mi perfetto. sentite. Sì, vediamo se ci sentono gli altri bene, così Ecco, iniziamo. se magari ci date un cenno di come ci sentite tutti, Io mi sento se ci benissimo. sentite chiari, anch'io, con gli auricolari vi sento molto bene. Sì, assolutamente sì. Ok, ci siamo. Allora, Allora. vediamo se qualcuno ci dà. Vabbè, ok, nessuno ci dà. I Sì, commenti, sai, casomai sono in ci dicono ritardo, non si Fabio. sente. Ce lo dicono, Ok. sì, certo. Certo, vi Certo. sentite. Va bene. Ok, Allora, perfetto. io direi, anche per rompere un po' il ghiaccio, chiediamo una presentazione breve di ognuno di voi. Prima, Certo. per cavalleria, prima iniziamo con le donne, iniziamo con Sara. Va bene, va bene. Ok, allora salve a tutti, io sono Sara Marino, sono di Prato, quindi sono toscana, scrivo più o meno più o meno da quando avevo 15 anni e ne ho fatti da poco 43, ma questa è una sottigliezza che resta qui tra di noi. No. Di solito non lo Complimenti, dice così, Sara. però vabbè. Grazie, finché reggo. No, vabbè, dico Dai. comunque, cioè, non perché è un complimento, ma ne dimostri molti, molti di meno. Sì, Sì, è fortunatamente me lo vero dicono tutti per ora, quindi per quello ho detto finché reggo, va bene così. Reggi. Quindi, insomma, io sono un'appassionata di lettura perché leggo praticamente di tutto da più o meno da quando ho iniziato a leggere. E poi ho scoperto un filone che mi appassionava di più, il fantasy, e da lì il mio amore per i vampiri mi ha portato a voler scrivere di loro e quindi così è nata questa mia idea un po' stranonata all'inizio, che ha visto, grazie alle Mezzalane Case Editrice, la pubblicazione della saga di vampiri dedicata a Rebecca e Marcus, che è arrivato al terzo volume che è uscito neanche un mese fa. Benissimo, stasera noi Bello. parleremo del volume 1, no? Il destino Sì, questo. di sangue, benissimo, Destino di Certo. che ho letto, molto bello. Passiamo ora ad Grazie, Andrea, o complimenti. così E poi tu, ad cominciamo. Andrea, raccontaci un po' di te, raccontaci un po' di te, Andrea. Cosa Sì, io fai nella pure. vita? Sì, buonasera a tutti e a coloro che ci stanno guardando. Sì, vi racconto in breve di me perché sennò stiamo qui e facciamo notte, se non addirittura l'alba, da quante cose ho fatto. No, cerchiamo di No, io. essere concisi, dai. Sì, e poi Sono arrivano i classe vampiri. 79 anch'io e tra poco, diciamo io a fine aprile finirò 43 anni. Vivo a Polverigi, un paese della provincia di Ancona, e mi sono avvicinato, diciamo, alla lettura ai tempi della scuola. Poi nel tempo ho iniziato a scrivere quando avevo 11 anni, nel lontano 1990, la prima poesia. Da lì le poesie, non contento di tutto ciò, ogni tanto scrivevo dei pensieri che poi sono diventate appunto poesie, e poi ho iniziato a stare in un gruppo musicale dove scrivevo testi di brani rap che il cantante del gruppo proprio cantava. Dopodiché, dopo questa esperienza, mi sono detto: perché non scrivere dei racconti? Ho iniziato a scrivere dei racconti. Non contento dei racconti, mi sono detto: scrivo dei romanzi. Ho iniziato a fare i romanzi. E da lì, diciamo, è stato un continuo scrivere. Non mi sono mai fermato, se non in due o tre occasioni, ma
ho sempre scritto tante cose. Ho la passione poi per la fotografia, ho diciamo la passione per la musica, quindi ho tante cose da raccontare, quindi ci vorrebbe più puntate per me. Ci vorrebbe più. Questa sera siamo qui per parlare appunto dei vostri libri, poi alla fine. Il libro, infatti, l'ultimo proprio è un libro che presento questa sera, che è Dietro la Porta, che è stato edito dalle Mezzelane Case Editrice. Certo, che anche questa fa parte di una trilogia di Michele Rovito, sì, giusto? Ne sono usciti altri due, che si chiama La Porta Misteriosa, poi con le Mezzelane Case Editrice ho pubblicato Oltre la Porta, e poi questo terzo che si chiama Dietro la Porta, che è questo che presento qui questa sera. Questa sera. Benissimo. Allora, Fabio, se vuoi intanto lasciamo il posto per cavalleria a Sara, tanto ci racconta un po' del suo libro. Così non ci accavalliamo. Facciamo questa sorta di ping pong. Tra l'altro nella mia visualizzazione siamo io e Patrizia sopra, cioè secondo me, non so se anche voi. Esatto, io Sara sono e Andrea, anch'io. Perfetto. Sì, anch'io vi vedo così. Siamo messi anch'io. Benissimo. Quindi Sara, tu hai scritto questa saga di questi due personaggi, chiamiamo così Rebecca e Marcus. Esatto. In pratica, vabbè, non spoileriamo nulla se appunto hai parlato di vampiri e quindi si parla di vampiri. Ora, anche a me, insomma, questo filone piace moltissimo. Io ho qualche anno più di te e in pratica fino, diciamo, nell'immaginario nostro, no, dei vampiri, fino a un certo periodo, no, c'era il Dracula della situazione che stava a dormire dentro una bara, poi la notte si svegliava e faceva danno, in pratica, no? Poi piano piano però, diciamo, sia la letteratura sia anche il cinema si è un poco evoluto. Io ricordo un film che penso che avrai visto anni 80, che era Miriam si sveglia a mezzanotte, non so se l'hai visto, che è bellissimo. Sì. Ecco, da quel momento in poi sono usciti fino alla saga, diciamo, di Twilight, bellissima, in cui praticamente i vampiri vivono in mezzo a noi, cioè anche di giorno, no? Ecco, il tuo romanzo come si inquadra in tutto questo? Allora, il mio romanzo si inquadra bene in quello che hai detto, perché anche i miei vampiri vivono di giorno. Allora, i personaggi essenziali dei miei libri sono i vampiri, come hai detto tu, anche se il personaggio principale è Rebecca, che non è proprio un vampiro, ma è qualcos'altro. I vampiri dei miei libri però sono, grazie al capo editor delle Mezzane Case Editrice, abbiamo creato una specie di evoluzione, ho voluto creare una specie di evoluzione genetica che è spiegata nel primo libro un po' più approfonditamente, e che ha portato questi vampiri a poter vivere alla luce del sole, e infatti Rebecca scoprirà non solo la conoscenza, insomma, dei vampiri stessi, ma che alcuni sono proprio accanto a lei, la sua segretaria, il barista dove va a far colazione. Quindi i miei vampiri fanno parte sì di questo filone, e in più ho voluto dar loro anche alcune caratteristiche non classiche dei vampiri, quindi ho ottenuto alcuni veri come l'argento, insomma, ho voluto eliminarne alcuni, quindi altre cose le ho eliminate, e ho voluto creare questo personaggio, Rebecca, che è la protagonista, che è una via di mezzo, perché lei all'inizio darà la caccia a questi vampiri, per poi scoprire che in realtà non è solo quello che lei dovrebbe fare, perché c'è una parte di lei, chiamata la distruttrice, che in realtà non è umana. E quindi da lì poi, insomma, ho voluto fare un mix, come hai detto tu, un'evoluzione nella storia anche di come uno può vedere un vampiro, una creatura fantastica, perché poi avanti nei libri arriveranno anche altre creature, avremo i fantasmi, i lupi mannari. Ho creato anche, ad esempio, nel primo libro delle creature un po' particolari, dei pipistrelli un po' inquietanti, con delle caratteristiche un po' mortali, insomma, quindi mi sono divertita a dar vita a nuove creature, quindi mi è piaciuto molto scrivere questa saga. Sì, con delle caratteristiche proprio peculiari di ognuna. Sì, esatto, ci ho studiato parecchio, infatti quando ho iniziato a voler dar via questa saga ho fatto un sacco di ricerche, infatti la mia editor me lo dice, almeno su questa sono molto pignola, e ho dei faldoni a casa grossi così, pieni di ricerca, perché anche una creatura che può essere semplice come un pipistrello l'ho voluta mutare e far sì che abbia una caratteristica particolare. C'è dentro anche dei
cani, chiamiamoli così, anche quelli molto particolari, quindi mi sono divertita molto. Certo. Però creare Rebecca mi è piaciuto più di tutti, perché certo, insomma, con queste ali molto particolari, quindi insomma. Ora chiediamo ad Andrea di parlare brevemente, cioè brevemente, insomma, ci racconti un po' tu, Patrizia. Sì, infatti, facciamo allora, facciamo un pochino, sì, perché è vero, siete in due, così dividiamo spazio, il giusto spazio a tutti e due. Niente, volevo appunto chiedere ad Andrea una cosa che mi ha incuriosito, di Michele Rovito. Cioè, tu dici questo all'inizio del libro, che è un po' drammatico l'inizio del libro, tu dici, che poi è Michele Rovito che parla in prima persona, dici: solo se tu continuerai a leggere sentirò meno freddo e forse mi accorgerò di essere ancora vivo. In questo caso è Michele Rovito, ma tu che scrivi il libro vuoi accompagnare il lettore nel viaggio di Michele, giusto? Giusto, cioè, tu vuoi trasportare il lettore. Perché questa scelta? Perché questa scelta di parlare? Perché spesso nel tuo libro dici, cioè ti rivolgi veramente direttamente al lettore. Perché questa scelta? Proprio perché appunto Michele Rovito potrebbe essere benissimo uno di noi, una persona che vive la vita di tutti i giorni con le belle cose o brutte che la vita gli servono, emozioni più o meno intense, è un uomo sposato, padre di due figli, gemelli, e quindi diciamo è uno molto di noi, solo che lui l'ho descritto molto sognatore, molto fantasioso, molto amante del paranormale, e diciamo sta al lettore appunto andare dietro questa porta e capire se le vicende che vive sono veramente vere, che fanno parte della sua vita, se sta dormendo perché se le sogna, oppure se è addirittura morto, perché appunto c'è questi passaggi anche un po' nella morte, nell'aldilà, un po' inquietanti. E quindi sempre incuriosire, diciamo, più che altro il lettore per andare avanti. Poi magari dopo due o tre capitoli non è vero quello che uno ha letto, e come un nastro si riavvolge, viene fuori un'altra storia ancora. E piano piano, capitolo dopo capitolo, alla fine si snocciola tutta la storia, e solo alla fine si saprà se tutte le avventure queste che ha vissuto, diciamo, sono appunto, come detto poco fa, se sono vere o se non sono finte. Però comunque lo dico con tutti, siccome già sono tre libri, questi qui saranno sei libri, ogni libro è a sé, quindi non è che uno seguito dell'altro. Vanno avanti sì comunque degli anni, ma ci sono anche dei flashback che rimandano ai libri precedenti. Infatti era una delle cose che ti volevo chiedere, questi flashback che lui vive... Era una delle cose che sì, appunto, se ne vuoi parlare, che ti volevo chiedere, perché tu passi veramente da un'epoca all'altra, da un anno all'altro, e lui rivive certe sensazioni, certe emozioni, le rivive nel flashback che lui prova, che lui ricorda, ma le rivive poi anche poi quando ritorna ai tempi nostri, ai tempi suoi. Esatto, giusto? Perché tanto è un po' tra bilico tra realtà e fantasia, però... sono messi incastrati talmente bene la realtà con la fantasia che non si capisce qual è una e qual è l'altra, e quindi non è solo, diciamo, anche così, diciamo, un po' particolare, ma anche un genere romantico, perché c'è anche questa storia d'amore tra Michele e sua moglie Doriana. Certo, che qui non possiamo svelare nulla perché giustamente lo devono leggere. Sì, infatti, solo per incuriosire, sì, è solo questo qui, in sintesi. Esatto, è solo, noi dobbiamo appunto incuriosire. Diamo solo un piccolo accenno, diamo. Esatto, infatti volevo accennare questo senso di colpa che lui si porta un po' dietro, però senza svelare nulla, e che ci fa anche noi lettori portare un po' dove lui, e vivere le sue emozioni in certi momenti. Ecco. Sì, esatto, che come detto sì, sono emozioni più o meno belle, che la vita gli serva, ci saranno alcuni colpi di scena che, tra virgolette, lo traumatizzeranno molto, ne uscirà sconvolto, cercherà infatti la vita, ma purtroppo il passato gli torna a bussare alle porte, e solo certo. E lì non si capisce se quello sia vero oppure se è finto quello che sta vivendo, e sta al lettore appunto a certo. Capirlo. C'è un cambio proprio di vita, come anche la copertina che ve la faccio vedere, che è bellissima. Qui si vedono dei palazzi, poi si vede anche una porta, dietro questa porta c'è una spiaggia e significa qualcosa, il vero senso del libro è qui, il cambiamento proprio, però non posso dire di più. No, infatti non dobbiamo svelare. Ok Fabio, se vuoi fare un'altra domanda sarà a te. Certo, perché il romanzo è molto interessante. E, a un certo punto, allora, c'è questa ragazza, insomma, che è una ragazza comune, una ragazza normale, tra l'altro, ecco, un'altra
un'altra idea che tu hai avuto, secondo me geniale, è quella di ambientare, cioè, vabbè, geniale forse è un termine troppo, no, però questa cosa mi è piaciuta molto, cioè, io sono siciliano, si sente, penso si capisce, però in pratica tu hai ambientato questo romanzo in una città, non solo, descrivendo anche dei palazzi, dei luoghi, delle strade, delle vie, quindi io non la conosco, però praticamente ho imparato un po' a conoscere Prato. È vero, è vero. Sì, questa è una caratteristica che ho voluto dare fin dall'inizio al libro. Mi è piaciuta perché, allora, essenzialmente perché mi hanno sempre detto, quando parlavo di voler scrivere un libro, scrivi ciò che sai. E io conosco Prato, sono cresciuta qui, vivo qui, e mi piace anche come città, quindi mi è venuta in mente poi di collegarla a una vita normale. Infatti Rebecca è un'adulta, lavora, ha una casa sua, insomma, ha quasi 30 anni, quindi insomma c'è una vita regolare. Quindi ho voluto far credere come se un evento del genere nel fantastico, naturalmente, potesse succedere a tutti. E allora ho voluto rendere reali nel libro ciò che vedo io, quindi ad esempio la confraternita di Coleman, dove Rebecca viene risvegliata, si trova nel collegio Cicognini, che tra l'altro a Prato è una delle scuole più famose d'Italia, perché hanno studiato politici, romanzieri, cioè ha una storia molto bella, fanno addirittura, ora col Covid hanno ripreso, mi pare quest'anno, l'anno scorso hanno interrotto il ballo delle debuttanti, quindi insomma come scuola è molto importante, è bellissima anche. E quindi poi mi è piaciuto rendere reale la città, quindi in effetti chi lo legge, pur non conoscendo Prato, un po' la conosce, perché poi ci sono le strade, esistono tutte, anche i locali esistono tutti, quelli che ho messo, l'ospedale che viene indicato nel libro, quando l'ho iniziato a scrivere era abbandonato, adesso l'ospedale non c'è più, c'è un prato dove ci costruiranno un parco urbano e delle villette, quindi c'è un'evoluzione anche nei libri, perché più avanti anche questo ospedale che nei primi libri c'è e negli altri piano piano scomparirà come reale, è realmente successo. Quindi sì, questa è stata un'idea che forse mi ha aiutato anche a scriverlo, perché in realtà è la mia prima avventura come scrittrice, quindi mi ha aiutato forse a scrivere qualcosa che conoscevo. Ti ha aiutato a descrivere i luoghi in maniera molto accurata, perché comunque tu anche il portone, per esempio, descrivi, no? A proposito è uguale, il portone di casa mia, quello. Ah, ecco. Quello è il portone di casa, quello l'ho reso proprio reale, il portone di casa, quindi sì, esiste tutto. Sì. Certo, certo. Bene. Benissimo. Patrizia. Vado io. Allora, Andrea, io ti leggo un altro piccolo passaggio del tuo libro. Dice, le storie non finiscono mai. Ogni tanto si blocca. Si è bloccato. Scusate. Si è bloccata, era una chiamata mia. Adesso sì, prima ti sentivi più chiaro. Ah, ecco. Okay, scusatemi, di solito metto, non lo so, perché è arrivata questa chiamata da Milano. Poi. Dovevo mettere, vabbè. Io adesso ho messo giù, speriamo che non richiamino. Mi sentite ora? Sì. Sì, benissimo. Perfetto. Allora, Andrea, io leggo un passaggio del tuo libro, che naturalmente senza svelare nulla. Le storie non finiscono mai. Se non ci fosse un prima, nessuno mai potrebbe scrivere, amare, vivere con tutta la forza che contraddistingue l'amore e la passione. E questa è una bellissima frase. Come vive poi Michele Rovito, e ti faccio anche a te questa domanda, come vive Andrea Servini? Molto di emozioni, molto giorno per giorno quello che mi capita, prendendo sia le cose belle che mi capitano, ma anche le brutte, perché anche quelle brutte non è motivo di drammatizzarsi, ma motivo per impegnarsi a superare anche i momenti di difficoltà. E quindi anche Michele, nei momenti di difficoltà, riesce comunque sì a riprendersi, a riprendersi la vita che è in ballo. So che purtroppo lui tante volte è testone e ci ricade, io invece tante volte sorrido, vado avanti e mi piace sempre essere positivo, propositivo, e c'è, io ho dato, tra virgolette, un pizzico di quello che c'è in me, perché non mi assomiglia c'è, quasi. C'è un po' di, ecco, infatti volevo dirti, c'è un po' di autobiografico in Michele Rovito. Non proprio. Se Sara che sta annuendo. Tanto no, perché dentro ci sono anch'io, Andrea Anselmini, quello che sono un amico di Michele proprio, e lì ci sono proprio io, infatti. Ho descritto proprio che è quello che è sposato con la moglie Adele, quello che ha la passione per la musica, quello che scrive, e quindi lì ci sono. Quello solo che qui tu. Mi sono fatto un po' più da parte, a differenza degli altri due, dove invece sono più presente.
Ok, perfetto. E quindi è un invito, diciamo, a non volare e andare avanti. Ecco, infatti. Fabio. Allora, sì, allora, a proposito della domanda di Patrizia, volevo rivolgerla anche a te. Cioè, nel romanzo abbiamo questo personaggio centrale che comunque tutto si sviluppa attorno a lei, e quanto c'è di Sara in Rebecca? O viceversa, allora, perché magari scrivendo di un personaggio poi tu assorbi e magari diventi, insomma, no? No, forse questo non tanto, però ti devo dire che allora, di Rebecca di certo c'è molto di me, perché comunque l'ho creata un po' immaginandomi ciò che uno vorrebbe fare con dei poteri immensi, potendo fare qualsiasi cosa, perché la diventa molto 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 potente. Però in realtà il personaggio a cui sono più legata e che in realtà somiglia più a me caratterialmente anche è Marcus, è il personaggio maschile. Ah. Eh sì, è vero. E questa io è una rivelazione esatto. A sorpresa. Pensavo dicessi Giulia, Anna, non so. No, no proprio. No, no, per niente. Io sono... C'è un po' di me in tutti, perché sì, certo, varie sfaccettature, immagino. Lo sappiamo, no? Chi scrive mette di sé. Però devo ammettere che, allora, diciamo che Rebecca mi assomiglia forse a un 40%, il resto però è tutto Marcus, lo ammetto, sì. E poi è anche il personaggio a cui sono più affezionata, perché in realtà poi nella storia, più avanti nei libri si noterà sempre di più, il personaggio debole in realtà è quello che crede il più forte, cioè il vampiro immortale. Invece Rebecca riuscirà ad accettare ciò che è la sua forza, e la sua forza sarà la forza capace di unire lei e Marcus per la loro grande storia d'amore, e la forza che riuscirà a farla anche andare avanti nei libri. E invece io sono un tipo forte, ma relativamente, poi insomma le mie insicurezze le ho tutte messe in lui. Le paranoie che leggete di Marcus sono le mie. Ecco, mettiamo così. Certo. No, vabbè, perché comunque lei, vuoi non vuoi, si trova coinvolta in questa situazione, no? E si scopre che invece in tanti la conoscevano, praticamente, sapevano del suo destino. Quindi la cosa, diciamo, avvincente è anche questa. Quindi lì lei è davanti, diciamo, a un bivio: o cede e si lascia schiacciare, o si fa forza e decide di affrontare il suo destino. E lei deciderà di affrontare il suo destino, quindi la sua forza è quella anche. Certo, facendo anche dei sacrifici comunque. Perché molti sacrifici, perché ci metterà l'anima e il cuore, e purtroppo molto spesso rimarrà ferita, però scoprirà che queste nuove creature, questi nuovi incubi, perché all'inizio saranno i suoi incubi, saranno coloro che poi saranno a fianco e l'aiuteranno ad affrontare la sua parte oscura, cioè la distruttrice. Perfetto, ok. Patti. Volevo chiedere una cosa, siete amici, vero, voi due? Sì. Voi naturalmente avete letto i libri dell'uno e dell'altro, giusto? Perché sì, siete due generi completamente diversi, al di là di quel po' di fantasy, ma siete due generi veramente molto diversi. Molto bello questo. Io volevo chiedere ad Andrea, come lo definisci il tuo libro? Tre aggettivi per incuriosire il lettore. Come lo definiresti il tuo libro? Emozionante? Perché No, dimmi. No, perché in effetti è un genere un po' particolare che si fa fatica a collocare come genere, no? Per cui che aggettivi ci daresti al tuo libro? Emozionante, perché appunto c'è le emozioni belle o brutte che riserva la vita al protagonista e chi sta intorno a lui. Toccante, perché ci sono anche momenti toccanti che purtroppo quando c'ha questi tracolli, soprattutto quando subirà anche un lutto, sarà una cosa molto straziante questa particolare. E poi anche romantico, perché c'è appunto questa svolta, come abbiamo detto poco fa, romantica, c'è questo amore che ha lui per la moglie. Certo, eh sì, ma molto, questo è molto evidente, come lui lo descrive, come parla della moglie. Sì, infatti, sì. Perché è molto innamorato di sua moglie, lui. Molto attaccato, primo proprio quando era fidanzato, fino a qui che si ritrova sposato, anche nel precedente, quindi c'è questo amore, sì, molto forte, molto intenso.
al di là che sì, sul primo c'è un po' tira e molla che ogni tanto si lasciano, poi si ritrovano e convolano poi a nozze. Ma questo è un po', diciamo, che succede un po' a tutte le persone che hanno questi momenti, soprattutto i primi amori. È benissimo anche uno, ognuno di noi, perché appunto chiunque ci si può ritrovare in queste situazioni. Anche il lettore stesso può essere protagonista di questo libro. Io l'ho fatto al maschile, ma se lo legge anche una donna, può essere anche magari adattata anche a una donna, perché anche le donne vivono le emozioni, vivono la vita di tutti i giorni, e hanno emozioni anche loro più belle, quindi chiunque ci si può ritrovare. Assolutamente sì. È un libro dei giorni nostri. Sì, esatto. Di tutte le, esatto, dei giorni nostri, di quello che noi viviamo quotidianamente, alla fine. Sì. È vero. Fabio, perfetto. Hai qualcos'altro da chiedere a Sara? Sì, cioè, no, allora, di solito poi noi facciamo anche delle domande non indiscrete, cioè facciamo, chiediamo per esempio quali erano le tue letture, io ti immagino quando eri più giovane, quali erano le, cioè pochi anni fa, le tue letture preferite. Più o meno l'abbiamo capito, però magari, non so, dacci un'indicazione, qualcosa. Allora, tu devi sapere che io, la mia passione per la lettura è nata più o meno quando ho iniziato a leggere, intorno a, all'inizio no, perché insomma erano libri un po' complicati, diciamo intorno agli 8-9 anni io passavo tutte le mie domeniche a casa dei nonni materni, come credo molti di noi, insomma. Mio nonno era un appassionato lettore e aveva quelle che andavano prima con le enciclopedie, che quei libri che ti arrivavano a casa tutti i mesi, con volumetti marroni, che dentro c'erano ce li ho ancora. Ce li ho ancora anch'io. Era il club degli editori? Che... Erano il... No, no, editori. No, era... E non mi ricordo adesso, come erano le copertine tutte uguali, marroni, rilegate in oro. Esatto. Io ho Papillon. Che è un famosissimo romanzo, un magnifico romanzo. Papillon ce l'ho in quella collana lì. Cioè, non mi ricordo. No, come si chiamava? No, non me lo ricordo. Ma era una casa, cioè, mio nonno aveva una libreria nell'ingresso piena. Ah, okay. E lui si metteva la domenica pomeriggio, dopo pranzo, si metteva in sala a leggere. Una domenica, due domeniche, tre domeniche. Alla fine ho detto, sai che faccio? Ne piglio uno e inizio a leggerli. Me li sono letti tutti. Ah, ecco. Bravissima. E quindi io ho iniziato in realtà con questi racconti che erano di vario genere. L'ho letto di pirati, di guerra, romantici, drammatici. Quindi all'inizio, le mie letture, non ti so dire quali sono state le prime. Quelle sono state le prime. Poi da Eccola lì... Eccola qua, Reader... Andando... Digest. Scrivenza Mineo, Rider, sì, Digest, Digest, Riders, non mi ricordo, digest. Non so come si può. Ah, ho capito, però ecco. C'erano... Quella lì, sì, Elsa, brava Elsa. Ma erano tipo, c'era la selezione del Reader's Digest pure, mi ricordo. Non mi ricordo. Non lo so, io so che comunque anche un volume poteva contenere due romanzi. Sì, due o tre a seconda, due o tre. Alcuni erano più grossi, cioè, guarda, penso di averne ancora, di averne due o tre nella libreria. Cioè, adesso qui non ho la libreria perché mi deve arrivare, io mi sono trasferita da poco, mi dispiace, di solito ho la libreria dietro, ma me li devo ancora portare tutti. Ma penso che là sotto ce l'ho ancora, due o tre volumi. Ma io ho iniziato da lì, erano belli come libri, anche solidi, sì. Quindi io ho iniziato da lì, poi vabbè, andando a scuola, uno inizia a leggere i libri che ti davano a scuola, io poi ho fatto il classico, quindi insomma da lì, io sono un amante della Divina Commedia, quindi ho veramente spazio da vari generi, però poi ho scoperto il fantasy mi piace di più, ma io alla mia veneranda età leggo ancora i manga. Ah, ecco. ma scusa, va bene, vanno benissimo. Va bene, sì, l'importante è leggere. Ho letto il Topolino fino a poco tempo fa, se voglio dire. Ma io avevo la collezione di Topolino. Poi... Una caterbata. Anch'io. Va benissimo, l'importante è leggere. Allora rivolgiamo la stessa domanda. Io leggerei tutto, anche dietro delle bottiglie di shampoo, insomma. Ah, sì. È vero, anch'io. Vedi, comunque leggo i commenti, anche io ho cominciato con quelli. Sì, ma penso che non siamo gli unici, sai. Ma secondo me li hanno letti in tanti questi libri, sai, perché erano quelli che andavano forse in quel periodo. Andavano, certo. Intanto ne approfitto per salutare Enza Mineo, che lei è una poetessa di Palermo, molto molto brava, che noi abbiamo avuto il piacere di presentare, sì. Certo, allora rivolgiamo la stessa domanda anche ad Andrea. Sì, poi io ho iniziato con questi libri, anche io dopo sì, mi sono appassionato anch'io ai libri della scuola
fin dalla prima elementare, quando ci hanno imparato a leggere. Ho collezionato qui io Topolino, che ne ho tantissimi, ancora oggi a casa mia, non so quanti ce l'ho in soffitta. Un esercito forse saranno. Da quanti... sono bellissimi, i Topolino sono bellissimi. Sì, infatti. Cioè, tra l'altro educativi, ridi, cioè ti commuovo, infatti, guarda che i Topolino veramente hanno... Di più c'è dentro, infatti, pure su questi. Certo. E poi dopo ho ancora qualche gadget in giro io. Ti ricordi che ogni tanto nelle copie c'era il gadget con o il deposito di Paperon dei Paperoni o la 313 di Paperino? Le cosine, mi ricordo, queste cose qua. Allora, bellissimo. Io comunque dai, di Topolino delle Olimpiadi del 1976 di Montreal. Misero sì, tipo metallici, cioè c'erano tutti i personaggi metallici. Bellissimo. Quello è da collezione. Quello sì, quello è da collezione. Sì, sì, facci. Infatti ho visto. Però Andrea, un libro che ti è rimasto nel cuore, un titolo, un libro che ti è rimasto nel cuore. Il mio preferito in assoluto è di Tolkien, Il Signore degli Anelli, perché è da lì che dopo io mi sono trovato in fantasy, queste cose, ma ce ne sono tanti, ti posso dire anche Stephen King, che preferisco molto, quindi ce ne sono tanti. Terry Brooks, ho l'imbarazzo della scelta, anche per dite anche vecchio, allora. Divina Commedia, anche lì è bellissimo come libro, che tanto racconta questo viaggio fantastico, quindi partendo dal passato te ne porti dai guardi, elencare tantissimi. No, più allora, di tutti preferisco poi... quelli di Tolkien. Con Andrea allora abbiamo molte cose in comune, perché anch'io ho non tutta la saga di Shannara, ma qualcosa ce l'ho di Terry. Io Stephen King ho tutta la sua bibliografia, sia libri che cartacei, ecco. Quindi ho tutto, non mi manca nulla. Vedi. Insomma, hai detto dei nomi non da poco, ecco. No, fai, dopo ne potrei elencarsi tantissimi, ma questi quelli più che preferisco in assoluto. Che porti nel cuore, giustamente. Sì, perché dopo Stephen King con l'orrore mi ci sono appassionato. Dopo sì, ho letto anche Dracula di Bram Stoker, quello è un capolavoro. Quello è un capolavoro. Certo. The Carol un po' che è tutt'altro genere, quindi l'orete l'incarico. Se parli di Edgar Allan Poe, cioè, io veramente ho il cuore, cioè, io lo adoro. Ragazzi, stiamo parlando di miti, brava Sara, di un mito. Infatti, quindi, quindi praticamente anche un po' per capire, no? Cioè, che cosa succede all'interno di ognuno di noi, cioè leggendo un certo tipo di libri, cioè, sicuramente... Sara non poteva scrivere un romanzo d'amore o qua. Cioè, che poi alla fine non è vero, perché io ho mandato alle Mezzalane case editrice, mi è stato anche preso, quindi prima o poi vedrà la luce, un romance BL, tranquillo e pacato. Allora, okay. Complimenti, quindi, allora. Quindi, cosa, come si spazio. Evolve? Spazio. Sono un po' e di invece... romanticismo anche in me. Ok, e invece Andrea, tu la saga di Michele Rovito continuerà, giusto? Sì, saranno 6 libri più. Saranno già la quarta l'ho mandata alla casa editrice, la quinta ce l'ho qui al computer che tra un po' la manderò alla casa editrice, la sesta l'ho finita ma mi è venuto in mente altri capitoli e sto aggiungendo altri capitoli. Da creare 300 pagine a 450 pagine. Oh mamma mia! vuol quindi dire che Michele ci può... Qui ho la casa editrice, dopo io ho mandato proprio un libro tratto da una storia vera, che adesso questo dovrebbe venire alla luce, penso, per fine anno, o massimo inizio del prossimo, poi vedremo. Però progetti ne ho tanti, in cantiere. Poi dopo, quando il momento, ve li dirò. Ma io so che Ti faccio tanti auguri, certo. Tanti in bocca al lupo. Io scopro intanto che avete un progetto anche insieme, in comunione, no? Sì, vabbè. Allora, in comunione, come si suol dire, i progetti ne abbiamo tanti, poi prima o poi inizieranno a vedere la luce anche col tempo, perché il tempo scarseggia. Certo. Però abbiamo in cantiere qualcosina si potrebbe vedere prima, qualcosina si vedrà un po' dopo, no? Niente spoiler, resta tutto molto impattato. Intanto voi avete una pagina Facebook insieme, mi sembra, no? Che è i 1000 fogli sparsi di Andrea e Sara. Esatto. Sì. Ma di che cosa parlate, più o meno? Parliamo un po', mettiamo dei libri nostri per farci pubblicità, i video di un salotto culturale che ormai conduciamo da quasi 2 anni e mezzo, che è giunta la terza edizione,
diciamo, quello che riguarda le nostre cose, o diciamo che ci accomunano, oppure ognuno per sé. Oltre a avere, ovviamente, ognuno la pagina sua. Abbiamo anche ognuno la pagina propria, poi. Ah, sì, certo, Certo, però dico poi magari assolutamente. insieme, magari Sì, insieme sì, poi. mettiamo queste cose di questo salotto culturale, di questi, magari quando mettiamo le locandine, quando facciamo interviste, mettiamo i video, come questo qui di questa sera, poi dopo finirà anche nella nostra pagina, questo video. Bene, Sì, perché noi cioè, comunque lo quindi, salviamo, pagina. vi Sì, perderemo comunque. Viene salvato nella pagina assolutamente. Allora io dico, faccio un'ultima domanda ad Andrea e gli chiedo che messaggio vuole lanciare Andrea ai suoi lettori e che messaggio vuole lanciare Michele per farsi Io seguire proprio nei che voglio suoi lanciare viaggi. ai lettori, sì, se vi piacciono queste storie che vi ho descritto questa sera, seguitemi dalla mia pagina, da dove volete, che comunque lo dico, la mia pagina si chiama Andrea Ansevini, comunque lo vedete perché c'è scritto Andrea Ansevini, pagina autore, quindi non vi sbagliate. Certo. E il messaggio che voglio lanciare, sì, seguitemi se volete vivere emozioni veramente intense, come il protagonista Michele, appunto collegando le due cose insieme, è questo qui. E a Michele proprio, Ok. sì, dico, se gli dovessi dire qualcosa, non essere testone, e lasciati guidare dall'istinto, perché la vita è bella e deve essere vissuta in pieno. Ok, allora cerca tra le righe di farglielo capire con la tua penna, Io lo faccio capire, ok? soprattutto nella sesta e ultima parte ci sarà una cosa molto, tra virgolette, particolare che non posso Ok, svelare. no, certo, non lo puoi Ma svelare, cioè devono fatto leggere, che non sia appunto. la prima carriera la sesta, uscirà fra 3-4 anni la sesta, quindi per un po' ancora Vabbè, riesco giusto. a parlare di Michele. Ci vuole un po' di tempo. Sì, Eh sì, tanto tempo al vai. tempo, ancora la quarta l'ho mandata qualche mese fa, quindi quella Certo, sì, penso ci vorrà un ancora. pochino prima che esce. Adesso non so quando lo vorranno far Certo. uscire, però mi atterrò a quello che dirà la casa editrice senza problemi. Tanto non ho fretta perché ho in cantiere tanti altri libri fuori nel frattempo, quindi Certo, materiali. certo. Auguri. Intanto ne approfitto, scusami Fabio, Sì, per salutare Andrea Parafioriti che sì ci ha l'ho raggiunto, visto. che è un altro scrittore di cui appunto abbiamo presentato il suo libro che si intitola La vana illusione, molto, molto bello. Ve lo consiglio. Sì, è bello Ce ne poi sono anche molti di quando ci scrittori belli. seguono anche gli Certo. scrittori. Speriamo anche Sì, che Fabio. continuerete a seguirci così magari. Io volevo chiedere una cosa a Sara, perché sono rimasto anche colpito dal modo di scrivere. Hai pensato una trasposizione cinematografica? Perché in effetti scrivi in maniera anche che, diciamo, quello che scrivi si visualizza bene. Ed è anche abbastanza spettacolare, quindi ci hai pensato oppure non vuoi dire niente? No. No, no, voglia. No, in realtà mi hai sgamato perché allora tu devi sapere che, Ah, ecco. specialmente in questa saga, io mentre scrivevo mi immaginavo la scena Per reale, come forza. se fosse un telefilm. Certo. Perché in realtà ce lo vedrei Una bene serie come TV. telefilm. Una Esatto. serie. Bello. Sì. Anche Eh sì, perché. perché saranno in tutto, saranno 5 libri, quindi insomma è Ah, bella ecco, polposa. questo non lo Sì. sapevo. Ah. Sì, perché ora sono usciti i primi tre, però in tutto saranno cinque, cioè il finale suo saranno cinque. E io mentre la scrivevo, in realtà me la vedevo proprio come a puntate, cioè anche ogni capitolo era proprio come se Certo. fossero puntate. Quindi il fatto che tu lo noti nella mia scrittura mi fa molto piacere, allora vuol dire che No. ci sono riuscita. Sì, sicuramente, perché comunque, insomma, ci sono. Molto di azione anche, cioè sia Sì. introspezione sia azione, quindi è un bel connubio secondo me. Comunque, sì. Posso fare, Fabio, una Vai. domanda a tutti e due, sia a Sì. Sara che ad Andrea, perché c'è qualcosa che li accomuna, questi libri che devono ancora uscire, perché tu ne hai due in programma, ce ne sono cinque nella tua saga, e invece Andrea ha detto che ce ne sono sei. Ma voi ce l'avete già in mente il finale chiaro di come andrà a finire o si evolvono man mano che voi scrivete? Allora, ti dico che in realtà io la saga l'ho finita, cioè io la parola Ah, fine ok. l'ho scritta. L'hai già messa. Nella mente, Perfetto. sì, forse in un futuro dice sei, poteva esserci, ma è una serie un po' più particolare, però no, io l'ho Ok. finita anche perché in realtà, allora, la cosa che mi succede quasi in tutti i libri, più o meno che scrivo, è che la cosa certa che so è come finisce. Ah, perfetto. Che E comunque un grande come inizia e come scrittore, finisce. E un quello grande che c'era in scrittore, mezzo. certo.
È vero. Comunque un grande scrittore mi disse che un libro va sempre scritto alla fine, per prima, perché si deve aver chiaro come finisce, Sì, questo come mi è finisce è stato sempre riferito. chiaro. Ok. Poi la storia si scrive. Sì, ma Sì, è molti vero. dicono così, cioè che è Molti scritta dicono che appunto prima partono alla dal fine e poi finale. alla... anche perché poi ci sono vari passaggi che se no si Costruiscono. ingarbugliano troppo e È quindi vero. deve aver Cioè, la storia cercato. si costruisce dal finale. Andrea, per te, anche per te è stato così. Cioè, tu ce l'hai ben chiaro il finale Io di pure Michele sì, visto Rovito. che sono arrivato a scrivere la sesta parte, sì, so già come finisce, ce l'ho proprio lì scritta come è finita, so che come Ok. mi sono venuto in mente altri capitoli nella sesta e ultima parte, che vedremo adesso quando verrà la luce, però, e sto aggiungendo nel frattempo altri capitoli. Però alla fine quella è e quella rimane, non la tocco più. Vedi? Allora poi la storia la costruisci Sì, dopo. riesco poi Finale man però ce mano. l'avete ben chiaro. E Allora. come ho detto prima con Sara, che stiamo scrivendo anche un libro insieme, tante volte quando abbiamo scritto insieme, io ho detto se ci mettiamo questo, c'è un'idea, ci mettiamo quest'altro. Ogni tanto scombino un po', diciamo, le idee. Però comunque la trama che ci siamo fatta è quella, Sara. quella di me. Sara ogni tanto dice Sara. no, perché no. Sara ogni No, tanto dice infatti, no, tanto dopo a questo scrivere no. infatti in coppia anche quello, a Brava. trovare un accordo, andare avanti insieme, se tanto il Certo, libro è no. di tutti e due, tanto quello che dice uno, Certo. tanto dice l'altro, si fa brodo di tutto e si fa consiglio di tutto. Tanto bisogna scriverlo insieme, bisogna andare avanti, come dico io, lungo la strada si cammina insieme su questi libri. Certo, Se no, poi succede assolutamente come sì. ultimamente, che tutte e due dovevamo scrivere una cosa, scrivi tu la tua idea, scrivi tu la tua idea, l'ho È scritta venuta prima fuori la io, che stessa idea. poi l'altra era la sua idea. E quindi. Abbiamo scritto la stessa idea senza. Ecco, infatti io mi chiedo come si fa a scrivere un È romanzo, un libro a bravo. quattro mani. No, io sono un appassionato di Lars Kepler, che sono marito Sì, e però, moglie, sì. È e penso vero. cosa fanno? Scrivono un capitolo ciascuno, oppure come fa? Ah, sì. Sì, facciamo un libro ciascuno, ci siamo detti cosa dobbiamo Capito. scrivere, quella volta che Ho abbiamo scritto capito. e Sara insieme, Ora, ci siamo detti prima di aspetta. tutto inizia. E lei mi ha detto inizia te, e da lì ho iniziato il primo capitolo, l'ho finito e l'ho mandato a Sara. Lei ha fatto il secondo, Ah, finisci te. ok. In Non è proprio a sequenza. capitolo, non è che c'è proprio capitolo No, 1, 2, cioè infatti, appunto. scrivi un pezzo, poi quel pezzo aggiungi la tua parte e si continua così. Poi Perfetto. alla fine, naturalmente, una volta lo rilegge tutto lui e aggiunge ciò che deve aggiungere, una volta lo rileggo tutto io, perché poi ti devi comunque staccare, cioè quindi a un certo punto lo devi prendere, leggertelo da solo e mettere ciò che. Però l'evoluzione è quella, a pezzi, insomma, viene scritto, però ha una base, insomma, Certo, la solo base sui sì, però racconti quindi allora corti. avviene un'evoluzione tipo quei giochi che uno cioè, finisce una parola e È quell'altro deve vero. È una ricominciare. specie di domino, Più o secondo meno me. sì. Mettiamo casella su casella, tutto insieme, un po' lei mette di suo, io un po' metto di mio, poi dopo magari capace che una pagina la scriviamo magari insieme, però vai, tra virgolette insieme, per cui ognuno per sé, e nel frattempo pezzo dopo Capito. pezzo viene fuori tutto quanto. Abbiamo scritto l'altro giorno, cos'è? Un racconto di quasi 15 pagine, ci abbiamo messo 2 giorni appena. Siamo stati velocissimi. Abbiamo molte, molte idee, che quelle non ci mancano mai, per fortuna. No, Infatti. per fortuna, no, Certo. assolutamente. Allora siamo curiosi, Assolutamente. a questo punto siamo molto Certo. curiosi di Vabbè, ce le faranno sapere, leggere, ce lo le farete sapere. scopriremo Sì. nei loro account. Una cosa prima proprio dei primi romanzi, una cosa la vedrete tra non molto. Adesso ci stiamo lavorando su in questo periodo proprio, di più non possiamo dire. Bene, No, ok, vabbè, ci allora credo. noi aspettiamo. Giusto, Sì, quello Fabio? sì, tanto. Vedrete anche una cosa, cioè, se riusciamo, insomma, se Andrea poi mi dirà che non ho fatto una ciofecata enorme, disegnerò anche qualcosa, perché ho un'altra passione nel disegno, quindi, insomma. Bellissimo. E qui allora andremo d'accordo, perché anch'io ho la Certo. passione del disegno, Sara. A tutti Ma io abbiamo passione per il disegno, per pittura e disegno... altro. Esatto, anche Fabio. Allora, Fabio fa quadri e io invece disegno su giacche in ecopelle e jeans. Io disegnare non sono capace, lo dico già invece. Dopo si Carità. fa No, le foto io insieme. adoro disegnare, è una specie di valvola di sfogo e mi rilassa. Quando sono molto nervosa, se disegno mi Certo. rilasso naturalmente. È un Fa paio questo d'anni effetto. che ho in mente, sto facendo il libro delle ombre. Quindi sto disegnando Bello. creature, Vabbè, incantesimi, ce lo farai cose varie. vedere. Cioè, Ok, delle però ci sto ombre nel mettendo dentro senso dei anche. personaggi
ombrosi oppure delle no, ombre? No, il libro delle ombre è un libro schematico antico delle streghe. Ah, ok. Esiste, cioè, esiste sì. Il fantasy, esiste il libro delle ombre. Solo che dentro poi naturalmente viene personalizzato, tra virgolette, ogni padrone del libro lo personalizza come vuole. Io ci sto mettendo dentro anche dei disegni miei che mi piace fare, perché in realtà poi quello resta a me, quindi non è che lo devo dare al mondo. Però disegnare mi piace molto e mi rilassa. Ho fatto anche disegni su vetro, su carta, insomma, mi piace molto Franceschiave. Un artista bello. A 300. Nel frattempo, scusami Fabio, voglio salutare Mirko Giacchetti. Salutiamo che ci ha raggiunto questa sera. Ciao, salutiamo Mirko, che è un altro scrittore, anche lui, molto bravo. Vedi, qua si crea una bella, si è creata una bella comunità tra infatti, noi. Virtualmente a Mirko, lo saluto pure io. Lo conosci Mirko? Virtualmente certo. Solo, non di persona, siamo amici virtuali. Diciamo virtuali, che è una copricola, perfetto. Tu abbiamo compagnia, una copricola. Copricola. Che poi ho visto passare anche The Real Andrea Show, per cui c'è anche Andrea Show, che sì, anche lei sì. Ha scritto un altro bellissimo romanzo che noi abbiamo presentato come Mirko. Questo è molto bello, questo è bello che si crea questa, che si crei questa comunità tra gli scrittori, noi che siamo lettori poi alla fine, perché non siamo presentatori, siamo soltanto dei lettori appassionati di lettura di vari generi, e ci siamo cimentati un po' con queste presentazioni. Okay? Sono d'accordo, nascono delle amicizie. Molto casuale. Nascono delle amicizie, è questo, dopo amicizie che restano è bello coltivarle e portarle avanti. Per dirti, anche con Sara, uguale, eravamo virtuali tramite la casa editrice, poi ci siamo conosciuti anche di persona, e adesso ci fa collaborare insieme a fare una marea di cose. Il destino, infatti. Guarda, anche noi del nostro gruppo, Fabio abita in Sicilia, io abito in Veneto, eppure ci siamo conosciuti. Però Fabio? A Napoli. Ci siamo opposti, però ci siamo conosciuti, ci siamo visti anche già due volte, in due viaggi, perché noi intanto facciamo qualche raduno. Certo. E questo è bello, concretizzare poi quello che è nato sui social. È vero, infatti. È vero. Perché quando riesci a concretizzare quello che nasce, diventa tutto più reale. Cioè, oltrepassi questo schermo, ti trovi con la persona di fronte, la guardi negli occhi, ci parli, ci dai un abbraccio, e questa è la cosa più bella. E poi nascono delle amicizie straordinarie. Ecco. Se lo schermo ci ha aiutato in questo periodo, insomma, brava. Di chiusura, perché se no... Certo. Infatti sì. Questo salotto che abbiamo ideato e condotto è venuto fuori così per puro caso online per presentare insieme il nostro libro. Abbiamo lanciato questo appello e ci hanno risposto in tantissimi, e con alcuni si è creata anche bella amicizia, gente che è ritornata a presentare i nuovi libri, e quindi ci ha dato tante soddisfazioni questo salotto. Ma voi avete bene, a noi ci fa fissa, piacere, oppure la pubblicizzate di volta fissa. Noi tutti martedì sera abbiamo un'ora martedì con due sera autori. Ok. Sì, se lo volete seguire, seguite la nostra pagina, mettete mi piace alla pagina Mille Fuori Spazi di Andrea Sala e lo potete vedere lì. Benissimo. Grazie delle informazioni. Ringrazio Mirko Giacchetti che sta dicendo, voi fate moltissimo, grazie Mirko, anche tu. E lui tra l'altro è uno speaker radiofonico che intervista scrittori anche, per cui fa molte cose, oltre ad essere uno scrittore molto bravo. Infatti. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito. Fabio, tu hai qualcos'altro da aggiungere? Allora, ringrazio Sara, ringrazio Andrea per aver partecipato. E grazie a voi. Spero grazie a voi. Ci aggiornerete nella vostra attività. Sì. Tanto ormai c'è anche questo modo di ormai seguire. Ormai contatto abbiamo, scappate, quindi certo. Abbiamo qualcosa qua. Infatti, certo. Grazie a chi ci ha ascoltato, chi ci ascolterà, perché appunto, ripeto, questa serata potrà essere rivista sia sulla nostra pagina, sia, ho capito, probabilmente anche su quella vostra di Facebook. Sì, poi tra poco te la devi rubare, tra virgolette. E quindi, grazie. Buona serata. Grazie allora, a voi, ringrazio anch'io. Ringrazio anch'io Andrea. Ringrazio Sara e Fabio, grazie Fabio di questa nostra collaborazione. Grazie. A presto. Buona serata a voi. Certo. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, in bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo sempre. Ciao. Sempre viva il lupo, bravo Andrea. Ciao. Ciao.